Eccoci, diciamo, seconda parte della nostra intervista. Abbiamo cambiato location perché dove stavamo era diventata un po' rumorosa e visto che l'argomento che stiamo per affrontare è quello, diciamo, più di attualità recente. Parliamo della dichiarazione a Balfour e di quello che è successo in Medio Oriente e in che posizione si è Alla trovato. fine Poi della prima si è guerra trovata mondiale. l'Inghilterra ad affrontare questo problema che si era leggermente, diciamo, allargato, giusto? Ecco, la Sì. parola Federico Fornelli, appassionato di storia, che ci racconta questi avvenimenti importanti. Esatto, dopo questa dichiarazione in cui l'Inghilterra Diciamo, a che anno c'è stato la diga? 17, 1900 17 o 16? 17, 17, mi succede. perfetto. L'Inghilterra in pratica aveva venduto la stessa cosa a due personaggi diversi, gli arabi tramite Lawrence d'Arabia e gli ebrei europei, Guarda verso gli altri, sì. europei attraverso il movimento sionista. Per uscire fuori da questo garbuglio, l'Inghilterra, cercando di creare, trovare una soluzione alla questione, nel frattempo, dopo la caduta dell'Impero Ottomano, ricordiamo che la Palestina divenne un protettorato inglese, e mentre la Francia si installò in Siria. E cercò un rimedio dando permesso agli ebrei di acquistare terreni nella Palestina e comprandoli dagli arabi. Questo escamotage sarà in realtà propedeutico ai guai che sopravvenirono con la Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo, in questo intervallo, si registrò questo fatto, che gli arabi tutti impararono, anche i contadini che fossero, impararono subito a trattare la vendita di questi terreni a prezzi che non credo che neanche i terreni edificabili a Manhattan Per cui li avrebbero hanno presi proprio con tutti, cioè, li hanno portati via vecchi soldi potuto. per Esatto. darglieli. E qua è interessante, suggerisco di leggere il libro di un ebreo tedesco, Franz Werfel, che è intitolato Ladri nella notte, perché gli arabi, dopo aver venduto i terreni, ogni tanto facevano dei colpi di mano e ammazzavano i coloni ebrei che si erano installati nella proprietà acquistata, e il giorno dopo, al sorgere del sole, loro dicevano: se volete ritornarci, vendete, dovete pagare nuovamente. E questo diede la prima spinta alla creazione del kibbutz non più aperto ma fortificato, e poi alla costituzione di quelle due formazioni, come potremmo chiamare, di guerriglieri che sono state l'Irgun Zuai Leumi da una parte e l'Haganah dall'altra. Ripeto, comincia la storia moderna e tanti guai, perché non tutti gli arabi erano proprio così cattivi, ce n'erano alcuni che erano più o meno la graduatoria, le sfumature di grigio, diciamo. E le cose andarono avanti così. Se qualcuno un po' anziano, per non dire vecchio, si ricorda, c'erano nei negozi ebraici a Roma, io le ho viste, delle strane scatoline bianche con caratteri dell'alfabeto ebraico azzurro, bianco-azzurro è il colore di Israele, come si sa, che servivano. Raccoglievano offerte proprio per prendere e creare cumuli di denaro per poter comprare questi famosi terreni in Palestina.
Il tutto fu poi travolto dalla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale vede uno scenario completamente diverso. Innanzitutto la Turchia, che attraverso Kemal che è passata alla storia come Kemal Atatürk, e Atatürk significa padre della patria, quella che tolse di mezzo sia i giovani leoni che avevano tolto il potere ai sultani e la costituzione di un esercito che aveva preso anche il governo e si occupava anche di religione. E tuttora Erdogan in Turchia ha qualche problema con l'esercito che segue ancora la laicità di Kemal Atatürk. Però il problema più grosso per la Germania fu che quando cercò nella Turchia un alleato come la Prima Guerra Mondiale, i turchi dissero grazie no. E quindi la Germania non ebbe più quella tu che era stata l'impero ottomano durante la Prima Guerra Mondiale. Poi la Seconda Guerra Mondiale ebbe lo sviluppo che ha avuto. Hitler, la persecuzione degli ebrei, i campi di sterminio, tutti i fatti che sono conosciuti. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli ebrei capirono che era perfettamente inutile cercare trattative, come dire, umane, ragionamento. Si resero conto che se non si menavano le mani non si poteva ottenere nulla. Interessante di questo periodo, raccomandazione che faccio, è di vedere il film Exodus con quell'attore americano biondo con gli occhi azzurri, Paul Newman. Paul Newman, grazie, e che è un film che descrive la partenza di una nave di profughi ebrei dall'Europa e che vennero portati in Palestina e tutta proprio l'odissea di questa nave che per arrivare a portare i profughi ebrei in Palestina, ostacolata dagli inglesi innanzitutto. E poi in questo film si affronta anche la differenza di azione tra queste due organizzazioni, La Ghana la GANAI e l'Irgun Zuwail Umi, e suggerisco sempre di vederlo perché spiega molte cose. E arriviamo così ai giorni nostri. I giorni nostri sono, penso, conosciuti la maggior parte. La prima cosa fu che gli israeliani, una volta riusciti a ottenere, qua c'è dopo che l'Inghilterra dovette rinunciare al protettorato e quindi si creò il primo nucleo di Israele, ci sono stati soprattutto Golda Meir, che è stata una donna, ai miei tempi circolava una battuta che la signora Golda Meir non avrebbe mai potuto indossare una minigonna che in quel momento andava molto di moda. E uno diceva, e perché non la puoi indossare? Perché sennò le si vedrebbero le palle. Una donna di carattere, Ah, dice. caspiterina. Ed è stata quella che fece, ebbe un'intuizione fantastica, fece un giro negli Stati Uniti presso tutte le comunità, raccogliendo tutti gli ebrei o simpatizzanti, soprattutto a Hollywood, e chiese denaro per poter comprare armi. E ebbe un successo tale, e soprattutto le grandi potenze finanziarie ebraiche fornirono molto denaro e questo fu determinante perché dall'altra parte, quando appunto si parlava nella prima guerra mondiale dell'Egitto, che era un altro protettorato del britannico,
c'era una dinastia monarchica e il re della seconda guerra mondiale si chiamava Re Farouk, a cui si deve una battuta. Disse: tra qualche anno di re in tutto il mondo saranno solo cinque, i quattro delle carte del mazzo di carte per giocare a poker e la regina d'Inghilterra. Non aveva tutti i torti. Infatti, la prima cosa che gli capitò fu che ci fu una rivolta dei suoi, un colpo di mano del suo esercito condotto dal generale Naguib. Poi lo stesso Naguib, perché Naguib era riluttante a iniziare un'azione contro gli israeliani, Nasser, che era un tipo, come potremmo definirlo, un nazionalista acceso, lui era un colonnello dell'esercito, quindi non era l'ultimo arrivato, ma era convintissimo di poter schiacciare Israele in 448, anche perché l'Unione Sovietica a quell'epoca gli forniva armi. E Israele era chiusa in estrema difesa con i suoi kibbutz, ma non aveva molte armi. Questo è un dato interessante, perché la Siria, per esempio, era armata e molto ben armata, deteneva le alture del Golan, importantissime perché nella pianura che sotto queste leggere collinozze, chi ci stava sopra dominava tutta, ci piazzava Sì. dei cannoni, sapete dove era dominante, non c'erano altre possibilità. E poi Nasser aveva l'esercito che era stato armato dall'Unione Sovietica, addestrato, riteneva di poter arrivare rapidamente. E anche lui, come tutti gli uomini politici nazionalisti, usava le parole, le grandi espressioni. E che cosa disse agli abitanti della Palestina? Che il nuovo Stato di Israele riconosciuto dall'ONU e aveva offerto agli abitanti arabi di quelle zone, gli disse: rimanete perché noi vi riconosciamo la cittadinanza e troveremo il modo di convivere. E Nasser gli disse invece: venite via perché vi riporteremo noi sulla punta delle nostre baionette. Bella una frase. E purtroppo ci credettero quei poveracci, perché erano l'origine del problema dei palestinesi. L'origine del problema è nato proprio così, perché quando Nasser scatenò la guerra, si Siamo nel ritrovò, 48, sì, questo. esatto, si ritrovò Poi nel che le 56. baionette le sapevano usare meglio gli israeliani, e fu una debacle. Di tutto, che un piccolo stato con poche armi, ma molta gente intelligente, Moshe Dayan insegna, quel signore che aveva la benda su un occhio perché usando un fucile un po' vecchiotto gli saltò un colpo e ebbe la perdita dell'occhio, ma era uno stratega formidabile. Gli israeliani seppero un aneddoto, potrei citare, molto interessante. I romani nell'antica avevano basato già allora sulla velocità di spostamento delle loro legioni una rete stradale formidabile. Ci sono stati storici tedeschi, io di cui mi sfugge il nome, che pubblicarono un libro sulla rete stradale dell'Impero Romano. Noi stiamo parlando di secoli e secoli fa, quando anche la stessa Europa era ricca di foreste, e le strade romane facevano parte di una strategia che, attraverso la velocità degli spostamenti delle legioni, e le strade erano
la chiave prima per far spostare velocemente le legioni, le avevano fabbricate quasi 150.000 km di strade in tutto l'impero, che non è poco. Cosa fecero gli israeliani? Per prima cosa fecero una mappatura delle strade romane sepolte dalla sabbia perché non avevano avuto più manutenzione e addestrarono giovani boy scout a memorizzare bene, gli fornirono carte, cartine, di tutto, per poterle segnalare. Quando scoppiò la guerra con tutte le nazioni arabe contro Israele, La prima, quella del 48, quindi sì, 56, quindi esatto. 67, quindi No, 73. la prima, quella determinante. Loro avevano comprato carri armati molto vecchi, che erano gli Sherman americani, e poi erano riusciti a comprare i Chieftain inglesi, che era un carro armato che era stato progettato nel 44, quegli anni lì, proprio la guerra ormai finita, che doveva contrastare il Tigre tedesco, sovrano carro armato della Seconda Guerra Mondiale. Però la guerra finì e fu la Rolls-Royce, che era stata la capofila che aveva questi carri armati che l'esercito rifiutò perché tanto non servivano più a nulla, li vendette a Israele e Israele li comprò. Non erano tanti, ma erano molto moderni. E allora che cosa fece? Prese questi Chieftain e li puntò verso le alture del Golan, usando anche la radio, perché sulle alture del Golan c'erano le fortificazioni siriane, ma c'erano anche ufficiali russi che erano quelli direttori di tiro che dalle alture del Golan avrebbero sparato sui carri e la fanteria che era israeliana, che doveva espugnare queste alture. Usarono un altro stratagemma. Loro avevano compatrioti che parlavano il russo perfettamente, i quali con la radio, a quell'epoca le onde radio non erano molto criptate, non c'era ancora il fenomeno dei cellulari, era già conosciuto in America. Tra parentesi, il concetto trasmissione cellulare delle comunicazioni è stato inventato da una donna che è una famosa attrice americana, Hedy Lamarr. Pensa un po'. Era una fisica, no? Era un ingegnere meccanico, pochi lo sapevano. È una storia interessante, va bene, ma questa è una Vabbè, sì, divagazione. c'è un'altra storia. Sì. E quindi si inserirono nelle frequenze russe con questi russi che cominciarono in russo a dare degli ordini contrastanti a quelli dei veri russi, che creò un notevole confusione per le artiglierie, per il tiro, sparare, non sparare, che fare, che non che fare. E loro, approfittando di questo, attaccarono e conquistarono le alture del Golan. Poi questi carri armati, che erano quelli che hanno permesso questo, erano molto moderni, appunto, erano stati realizzati alla fine del 44, quando ormai appunto la guerra era finita, ma avevano goduto di tutta l'esperienza dei Tigre russi, dei cannoni e così via. Mentre a sud avevano gli Sherman, dovevano contrastare i T-44 russi, cioè l'ultimo modello, il contraltare dei Chieftain inglesi. E che cosa fecero? Misero i carri armati quei rimorchi che gli americani chiamano dolly, non so per quale ragione, perché significa anche bambola, però loro, e venivano portati dai camion rapidamente per arrivare a sostenere
lo sforzo difensivo degli Sherman che sarebbero saltati in aria al primo colpo di cannone dei T-44 russi. E per fare questo i ragazzi, appunto, i Boy Scout addestrati, sapevano dov'era la strada romana sotto la sabbia, geniale, e piantarono, stavano con le bandierine rosse e segnarono ai camion che avevano sopra il ceftaine, quindi un peso enorme che sulla sabbia non si poteva andare, ma la strada romana sotto gli ha permesso di passare, arrivarono rapidamente a contrastare l'attacco dell'esercito di Nassau. Ditemi voi se questa non è stata. Difatti è finita male per Nasser e nacque così il problema dei profughi palestinesi, perché quelli che aspettavano le baionette Meglio che per. sia acuito il problema proprio di Belsinzi, che era già partito nel 48. Sì, esatto. Poi nelle altre guerre, mi ricordo la seconda o la terza, che vennero soprattutto sviluppate con l'aviazione, gli israeliani fecero un altro di questi colpi di genio, perché l'Egitto, che nuovamente era contro Israele, aveva, un po' come è successo ad Aqaba, aveva puntato sia i radar che tutta quanta la preparazione dell'aviazione, loro avevano i MiG russi, verso Israele. Ma Sul Israele. Sinai, Il Sinai, mentre corretto. Israele attaccò dal mare, il Esatto, Mediterraneo. fece partire i suoi Mirage, erano caccia francesi che la Francia aveva regalato a Israele perché era incazzata con gli arabi per il Chad, la zona subsahariana e cose di questo genere. E questi caccia volarono fuori nel Mediterraneo, non vennero presi in considerazione, arrivarono su Creta, dove ottennero dalle autorità greche che degli aerei cisterna permettessero il rifornimento, perché i caccia a turbina sono velocissimi, ma bruciano il carburante allegramente, hanno bisogno dei rifornimenti in volo. Dopodiché, fatto il rifornimento in volo, attaccarono gli egiziani Alessandria, attraverso la Libia. attraverso Alessandria. Sì, e quindi fu un altro disastro proprio. E da lì nacquero anche i gruppi arabi di guerriglia del terrorismo, perché non potendo sconfiggere nel campo aperto regolare, si dedicarono al terrorismo. Questo è indubbio, bisogna esserne consci di questo fatto. E poi ritengo che sia cronaca dei nostri giorni tutti gli avvenimenti seguenti, per quanto mi riguarda. Per cui diciamo, la Palestina attualmente stanno sempre, insomma, darsi fastidio, no? Con Israele. Eh sì, perché, ripeto, anche la striscia, famosa striscia di Gaza, Ecco, com'è ebbe, nata la striscia di Gaza? la striscia di Gaza è stata occupata in una di quelle tante guerre lì dall'esercito israeliano. Poi fu Ben Gurion, mi pare, che per cercare la pace, cedette per esempio le alture del Golan, le ridiede alla Siria e poi cedette di nuovo. Vi ricordate che proprio i coloni ebrei si ribellarono, che ci fu la polizia israeliana che dovette intervenire contro i coloni per farli sloggiare. Però sperava nella pace, che fosse un atto di buona volontà, non gliel'hanno mai riconosciuto nessuno. Poi c'era i turchi, Erdogan, con Erdogan, che non sono mai stati chiari nell'azione, perché in realtà Erdogan è un capo di Stato molto come dire, maomettano, non so come definirlo, aveva cercato, vi ricordate, la flottiglia, Eh sì, volevano si spugnare, cioè arrivare in Palestina e passare per Israele per portare gli aiuti, però Sì, esatto. non sono mai No, perché ci riusciti. fu l'intervento della Marina
israeliana che fermò le navi secondo gli antichi trattati di Utrecht e Maastricht del 1713-1714. Allora Quando si si fecero risale, su questa certo, perché la famosa principio della guerra di corsa, quindi risaliamo alla regina Elisabetta I. Tutti conoscono la differenza che c'è tra un pirata e un corsaro, vero? La spiego? sì, Il infatti. pirata è un signore che agisce in proprio, prendeva una nave e si metteva a Un rapinatore, un diciamo, rapinatore, per i perfetto, mari, grazie. rapiva le altre barche, gli E altri. il pirata non era protetto da nessuna legge, quindi quando una nazione, la Spagna nella fattispecie, lo acchiappava, aveva il diritto di impiccarlo senza tante storie. Se il bottino se lo Esatto. prendevano loro. La regina Elisabetta I introdusse il concetto della guerra di corsa, con Ah. la lettera o il brevetto di capitano della guerra di La corsa, da patente cui la di patente, corsaro. perfetto, Cioè di da corsa cui perché è veloce, diciamo. sì, perché incrociavano nelle acque e se Corsa, acchiappavano gli altri, scorreria, corsa nel senso di scorreria. scorreria, sì, bravo, e si chiamarono appunto corsari. Il concetto della guerra corsara, che poi venne ratificato nei trattati che avevo citato, imponeva che se un corsaro venisse preso doveva essere processato. Gli spagnoli non facevano il processo, però era già la sentenza, come dire, predeterminata. Gli davano la soddisfazione di parlare e poi li condannavano a quello che credevano. Era una forza per così dire paramilitare, diciamo. C'è stato un bellissimo film in bianco e nero con Errol Flynn, che faceva la parte di Sir Francis Drake, il primo dei più famosi corsari della regina. Bellissimo film, che andrebbe rieditato. E poi abbiamo avuto con Abunnimal, quando vi ricordate a Sigonella, il fatto che i caccia americani fecero atterrare un aereo di linea della Libyan Airways, Ma per Bunidal. Abunidal, sì, in cui Terrorista poi di ci fu un settembre nero. episodio, c'era Craxi che fece intervenire perché disse l'aeroporto è territorio italiano e prese Abunidal e lo fece poi scappare. Quella che era la politica molto equivoca dell'Italia. Se voi leggete le memorie della signora Thatcher, la signora Thatcher a parole di profondo disprezzo per i governanti italiani, con particolare riguardo a Andreotti, e secondo me aveva molta ragione, perché noi giocavamo, Doppio gioco. sì, giocavamo su più tavoli, uno con la È NATO. una delle teorie che spiega il perché in Italia non ci siano stati così tanti attentati tuttora come in altre parti d'Europa. Eh sì. Cioè questo doppio Recenti. giochismo italiano nell'ambito della E questione questa cosa mediorientale. di Sigonella, che so che taccia, che cos'è? Perché Sigonella Gli americani prendemmo avevano preso. in carico noi di Abunidal, il quale, guarda caso, sfuggì. Ah, ho capito, dovevamo E prenderlo Sigonella però e rimase. consegnarlo a qualcuno. Sigonella è un aeroporto italiano in Sicilia, vicino a Catania, però sostanzialmente usato dagli americani. Però è territorio italiano. Era un aeroporto NATO, Sì. cioè è un È un sì, aeroporto NATO. Poi ci sostanzialmente. fu il Klingofer, vi ricordate proprio Abunidal? Prese d'assalto una nave da crociera dell'armatore Achille Lauro, Sì, e quando a poi bordo di che poi un sui americani avevano un americano personaggio ebreo attaccato. paralizzato sulla sedia a rotelle che lo buttarono in Sì. mare. Era per dispetto l'hanno fatto, non che quel personaggio era un No, personaggio. semplicemente perché era americano ed ebreo, Ed ebreo, quindi sì. assommava in lui le due
posizioni politiche più Sì, antitetiche. però pure Arafat ha fatto un po' di pasticci, no? Cioè è venuto in Italia portando la questione palestinese e perché nessuno gli dava ascolto, lui si è rivolto ai comunisti perché molti comunisti poi hanno appoggiato Oh le sì, sue ma su battaglie. Come... Arafat ci fu una cosa che come cittadino italiano mi vergogno di quello che venne fatto, perché entrò nel Parlamento italiano con, la guardia, con due guardie del corpo armate. Private Questo sue. è nel Parlamento Sì. Ci hanno italiano. fatto entrare le armi straniere nel Certo, Parlamento. è stata una cosa indegna. Sì, E sono quanto d'accordo. con quale governo? Andreotti, chi c'era? No, questo non lo ricordo, però sì, Neanch'io. sì, assurdo. C'è questo doppio giochismo italiano del governo Non ci italiano. fa una buona Sì, immagine tuttora, a certo. livello. Cioè, qua si Non sconfina. vuoi venire, se non mi fate entrare le guardie del corpo armato e non vengo, bene, non venire, è stato un piacere averti invitato e basta, punto. Vabbè. Io Per cui credo. attualmente invece la questione, diciamo, i palestinesi comunque, in che senso? Perché si fanno ancora guerra? Non hanno già Israele il suo territorio? E per quale motivo ancora ai confini ci sta? Prima di tutto c'è il problema Sentiamo dello sempre ogni Stato tanto degli attentati, palestinese. delle Si è bombe. fatta la Costituzione e al suo articolo primo della sua Costituzione dice che lo Stato palestinese, il suo primo scopo è di cancellare lo Stato Sì. ebraico. Come si può trovare già, per prima cosa dovrebbero modificare la La Costituzione Costituzione. Poi palestinese. all'interno della fazione dei palestinesi con lo sviluppo delle cose sono nati vari filoni perché gli arabi non è che siano tutti uniti, lo vediamo Certo. anche adesso oggi con ce n'è per tutti perché l'ISIS interpreta il Corano, A tutti modo fanno suo. riferimento al Corano, però come avviene in queste cose ognuno lo interpreta a modo suo. L'Arabia Saudita, che si chiamano Wahhabiti, perché era stato un pastore, diciamo così, protestante, che aveva predicato questa diversa interpretazione del Corano, e ha creato poi tutta una serie di conseguenze. Qua entriamo in un campo dove ci sarebbe da Quindi parlare. diciamo che ci riserviamo una terza puntata di questa nostra conversazione. Non oggi, non adesso, con Sì, tra calma. 5 anni. No, 5 anni. Va Diciamo appena avremo altri bene, argomenti nuovi, avremo a breve, occasione. diciamo a breve. Ok. Va bene, allora io ringrazio Federico Fornelli di Ma questa ringraziamo anche Valdo che è conversazione. Valdo che è stato stato la... un E ulteriore Valdo nome Cavallaro che è stata sulla voce fuori la voce campo. fuori campo che ogni tanto è intervenuta, ha fatto delle precisazioni. Vorrei risottolineare che io ho l'hobby della storia, non sono uno storico, non voglio. Però quello Però ti che tu piace raccontare dici, quello storie, che tu dici lo magari molto spesso non li troviamo nei libri scritti, so. perché No, magari con un po' di buona si volontà trova, si qualcosa si trova trova. perché a ogni No, voglio interpretazione dire, non è che. che tu hai detto delle cose Ah no, fuori dal secondo. mu, però diciamo molte di tue due fonti sono anche L'esperienza. attraverso, diciamo, dei contatti con delle persone, Certamente. delle situazioni che tu hai vissuto in prima Ah, persona, se ecco. posso fare un codicillo, c'è un libro sempre di Franz Werfel che suggerirei che venisse letto, che è un bel edizioni Medusa Mondadori, quindi è intitolato Ascoltate la voce, che è la storia di un profeta della Bibbia, credo Geremia, che racconta la storia dello Stato di Israele quando ci fu la lotta tra gli assiro-babilonesi, il famoso Nabucodonosor, e gli egizi, Il Nabucco. sì, va a pensiero, l'inno della Lega, e, che è bellissimo, va a pensiero quando sento dire di adottarlo come inno Nazionale. dell'Italia, non mi va male. Perché il nostro inno è un po' miserello,
un po' semplice, diciamo. Potremmo prendere la Marsigliese, sappi. Ma non l'abbiamo, insomma, dobbiamo ritornare. Quella è la usa già la Francia, no? La Marsigliese. Come? Non la usa la Francia. È l'inno francese. E si chiama così dalla battaglia di Valmy, se non vado errato. Perché composto a Marsiglia, quando ci fu la battaglia di Valmy nel 1789-90. Vogliamo sapere a che ora? No, non lo so. E i marsigliesi, il reparto repubblicano, cantarono lungo il percorso sempre questo inno, che si chiamò appunto Marsigliese da loro e si collega con la vittoria di Valmy. Quindi sarebbe un inno europeo, secondo me. Molto. Ci basta quello di Beethoven? No, è un po' muscio, non so, una cosa. Un po' su classico. Non parliamo male dei musci, per favore. Va bene, allora poi noi continuiamo la conversazione senza la cinepresa. Saluto a tutti quelli che c'hai. Ciao a tutti, vi saluto e vi ringrazio. Buona visione, buona Federico. E anche Aldo. Lui è stato il tre cognome Federico Cornelli. Tengo a precisare che nel porto di La Spezia c'è un molo che Fornelli. Si chiama Fornelli, Ubaldo Fornelli, un mio prozio a Spezia. Va bene, allora possiamo anche chiudere qui per il momento, in attesa di una terza conversazione. Chiudo.